Un nuovo test camera per voi, Motorola G14. Ciao a tutti amici di Oltre lo Sguardo, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per fare il test camera di questo Motorola G14, che è un Motorola non molto costoso, diciamo medio, fascia media. Quindi sono qui per testare la fotocamera di questo G14. Voi sapete bene che i test camera sono solo concentrati sulle foto e i video, quindi in questo caso del Motorola G14, e non parlo di altro, quindi se volete vedere le prestazioni, altre cose, ci sono altri canali appositi, quindi non perdiamoci in chiacchiere. Prima di lasciarvi al video dove vi racconto di questo Motorola G14, e vi dico come sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per essere avvisati ogni volta che Oltre lo Sguardo inserisce un nuovo video, e partiamo. Ok ragazzi, voi avrete già visto le foto e i video, però adesso, come tutti i test delle mie camere, come i test camere che faccio io, concludo con le mie considerazioni. Ora parto dal primo punto. Parliamo di un telefono comunque di fascia bassa, ha un'ottima presa. Comincio a parlarvi del design, perché sembra una cosa magari stupida per la fotografia e il video, ma vi posso assicurare che in mano si tiene bene. È un ottimo cellulare, è un cellulare chiaramente non top di gamba, un top di gamma, ma è uno smartphone che con due camere, 50 megapixel, e comunque parliamo comunque di un fascia bassa, è inutile che ci prendiamo in giro. Le fotocamere in fascia bassa, voi sapete che non sono mai il top del top, ma devo dire la verità, lui ha dei vantaggi e dei svantaggi. Cominciamo dai vantaggi. Ha una fotocamera da 50 megapixel, due fotocamere, quindi una da 50 megapixel, ha tutte le modalità del caso. Quindi ha la possibilità di essere tranquillamente lavorato, e poi c'è una funzione che è una figata pazzesca, che poi arriveremo piano piano. Arriveremo piano piano. Allora, cominciamo da quella dalla prima camera. Cominciamo con la 1x. La camera 1x si comporta bene. A volte non riesce in automatico a mettere a fuoco, quello che si deve fare è andare a pizzicare lo schermo sulla zona che vogliamo che si veda, perché ho notato un leggero sfoco su parecchie foto che avrete già visto voi, le foto che vi ho fatto vedere. Sfoca, non sfoca, cioè non mette a fuoco automaticamente e devi farlo tu. Ho notato questo piccolo difetto, ma ci sta. Negli smartphone economici ci sta questo difetto. Poi ho notato, cioè, ho visto che si comporta bene 1x sempre con poca luce, riesce a compensare bene la luce. Su questo punto di vista, devo essere sincero, si comporta bene, ma l'unico punto, diciamo, un poco
La nota dolente è appunto il fatto che non mette a fuoco bene, o meglio, sempre. Mette a volte a fuoco, a volte sì, a volte no, dipende anche dalle circostanze di luce. Riesce a compensare bene? Chiaramente in questo video io non ho trattato la fotografia notturna perché mi piace differenziare le due cose, perché sapete, la fotografia notturna non con tutti gli smartphone si può fare, dipende dagli smartphone, quindi sicuramente se la tratterò più avanti, ma in questo video tratto le foto di giorno, la qualità delle foto e tutte le cose. Parliamo della modalità macro che, devo essere sincero, è ottima, riesce comunque, però la cosa che un po' ho notato è che quando ti avvicini al soggetto, quindi più vicino alla pianta, perché il telefono stesso quando si mette in modalità macro, guarda, vi faccio vedere un attimino, se lo mettiamo in modalità macro. Ecco qua, questa modalità, ecco qua, in questa modalità macro, noi dobbiamo schiacciare chiaramente macro. Quando noi ci avviciniamo esce una spunta, una scritta. La scritta che esce è avvicinate vicino al soggetto il più possibile. E chiaramente questo significa che in automatico dovrebbe fare un macro, come succede in molti smartphone. E no, ragazzi, quando vi avvicinate, se non pigiate, come sempre, la messa a fuoco, non mette a fuoco quella parte, quindi comunque il macro uscirebbe sfocato. E ho notato questo in parecchie foto, ma lo vedrete da voi stesse che c'è un po' di sfochetto. Non proprio eccessivo, però c'è un po' di sfochetto, c'è. Allora, ragazzi, per quanto riguarda i video, lui registra in Full HD. Registra in Full HD e, ragazzi, è inutile dirvi che i video nei telefoni di fascia bassa, negli smartphone di fascia bassa, lasciano il tempo che trovano, perché i video non sono performanti. Chiaramente si registra in Full HD, la massima qualità è quella, Full HD 30 fps, non si può fare più di tanto. Anche lo stesso problema con la messa a fuoco c'è anche in video, bisogna pigiare spesso per mettere a fuoco, ma comunque esce un bel file. Ecco, comunque, conclusione dei fatti, esce comunque un ottimo file. La stabilizzazione è digitale, quindi non abbiamo un'ottima stabilizzazione, quindi non è ottica, ma è digitale, e dalle riprese. E si hanno, diciamo, dei farfalli, si deve avere una mano abbastanza ferma, ma questo succede in tutti gli smartphone economici. È normale, nei smartphone top di gamma non abbiamo questo problema. La maggior parte dei top di gamma comunque le riprese sono un poco stabilizzate, quindi riesci comunque a avere una presa, muoverti senza avere dei sfarfalli molto molto accentuati. Una modalità che mi è veramente piaciuta, adatto ai creator soprattutto, peccato che in molti top di gamma questa modalità non c'è, però è una cosa che secondo me è molto comoda. Peccato che lui però non è un top e soprattutto non è per i creator, non si può usare a livello professionale, però ha una modalità molto curiosa. È la modalità che si possono fare video sia con la fotocamera frontale e quella posteriore, quindi se un creator deve mostrare un qualcosa e deve parlare, quindi si fa vedere lui e in più fa vedere quello che c'è davanti contemporaneamente, quindi si chiama doppia ripresa, la modalità che si trova oltretutto nel menu o altro della fotocamera. E quindi questa è una modalità molto bella, ma che in questo telefono secondo me lascia il tempo che trova. Uso sempre lo stesso termine, ma non ha senso avere questa modalità se comunque il telefono non è fatto per i professionisti. Per chi è adatto questo telefono? È adatto per chi non vuole spendere molto e vuole un telefono buono, che si tiene bene in mano, che fa comunque delle buone foto, delle buoni video, ma senza tante tante pretese. Quindi è un telefono che comunque che vi consiglio se non avete grandissime necessità. Niente ragazzi, io
Niente ragazzi, Motorola G14, spero che il video vi sia piaciuto, ciao al prossimo test camera e al prossimo video di Oltre lo Sguardo.